Ho il piacere di presentarvi Pietro Di Chito, in arte Pix, è un associato, fa parte dello staff di Blender, di Blender.it, Piero per gli amici chiaramente. Ti ho ribattezzato per caso? No. No. Ok, sì, ogni tanto faccio confusione. Scoprirete, per chi non lo dovesse conoscere, scoprirete quanto Pix è davvero stupefacente in quello che fa, va bene? Non aggiungo altro, vi lascio a Pietro con tutto quello che vi ha da dirci. Grazie a tutti, buongiorno, sono, come mi ha già presentato Alessandro, sono Piero Di Chito, spero di non essere stato confuso con tua moglie perché mi ha fatto tanti complimenti. Sono un architetto, ho lavorato con diversi studi nella provincia di Bari, soprattutto nel campo del restauro. Dal più o meno 2011 sono diventato freelance e ho cominciato a occuparmi ancora di più di computer grafica. E attualmente sono 3D artist e art director presso Vita System. Questi sono gli argomenti di cui vi parlerò oggi, dai miei primi contatti col 3D fino alle expeditions, che saranno la parte più interessante del mio intervento. Cominciamo con i primi contatti. Parliamo di esami universitari, quindi prevalentemente edifici, architettura in modalità wireframe. Questi sono insomma, disegni molto vecchi. Un edificio di Bari è quello di prima, questi sono degli edifici di Polignano a Mare, la piazza del centro storico, che assemblati assieme ad altri edifici realizzati da altri colleghi hanno dato vita a questo render sempre in wireframe in modalità fisheye. Primi contatti con i materiali e le ombre, questo è un disegno della mia tesi, una strada del centro storico di Trani, provincia di Bari, e primo incontro con Blender. Non si può dire che sia un capolavoro, insomma, primi contatti, all'epoca utilizzavo l'internal, non è granché. I primi passi sono... Poi ho cominciato a studiarmi Cycles e già la scena è diventata un po' più interessante. Questo è il 3D in one fisheye che abbiamo visto prima, anche in questo caso ho aggiunto materiali, luci, effetti di post-produzione e anche questa è diventata già più interessante come scena. Blender come strumento di lavoro. Mi sono posto il problema sinceramente quando sono diventato freelance e dovevo appunto decidere quali strumenti utilizzare, le licenze da poter utilizzare. Non vi nascondo che ho scelto Blender anche perché è gratuito, non avevo problemi di pagare costose licenze. Ho sostituito quelli che erano i miei vecchi strumenti di lavoro, questo render, e ho cominciato a utilizzare Blender per scene di esterni architettoniche, scene di esterni di trulli, è un'altra cosa che mi viene chiesta abbastanza spesso, scene di esterni di interni di trulli. Sapete cosa sono i trulli? Chi lo sa? Ok, perfetto. Scene architettoniche di interni. Digital art. Sto andando troppo veloce? Ok. E visualizzazione di prodotto. Questo in realtà è il compasso che ho utilizzato per molti anni all'università. Passiamo adesso ad alcune applicazioni un po' più interessanti. 3D Scan. Questo è il portale di una chiesa del mio paese di Conversano. Della chiesa si sanno informazioni un po' frammentarie, alcune fonti dicono che fosse del 600, altre del 900, comunque la cosa certa è che ha subito nel corso del tempo vari interventi. Questo portale è uno di questi interventi, del 1650 credo.
ho cominciato a fare una serie di foto. Importante fare le foto in una giornata di nuvolosa, quando non c'è sole. A proposito del 3D scan, vi consiglio, adesso non c'è Luca Dicek, un suo tutorial che è stato, almeno per me, abbastanza illuminante. Vuoi dire qualcosa? Ah. Tempo coperto perché non si vedono le ombre, per questo motivo. No. Esatto. Ho importato tutte le immagini in questo programma Meshroom, open source se non ricordo male. Il programma in maniera automatica ha ricostruito la mesh così come la texture da applicare, ed ho creato un OBJ da importare poi in Blender. I materiali ovviamente erano non utilizzabili per Cycles, ho dovuto un po' lavorarci su. La mesh era divisa in 5 materiali diversi, per cui ho dovuto ricostruire 5 materiali con 5 texture 8K per poi ottenere il risultato finale. Questo è fatto in Cycles. Immagine di dettaglio. Ovviamente ho provato ad importarla e renderizzarla anche in Eevee. Nonostante il numero di poligoni fosse molto alto, non ho avuto grandi problemi. Ops. E qui il confronto dei render fatti in Cycles e render fatti in Eevee. La maggiore differenza è che in Cycles potevo utilizzare una lente di tipo fisheye, infatti vedete l'effetto barilotto sulle colonne, mentre in Eevee non era possibile farlo, le colonne sono già più dritte. Questa è la maggiore differenza, poi per il resto il risultato è abbastanza simile. Stessa cosa per il dettaglio, qui la differenza della lente fisheye è meno evidente. Ho utilizzato Blender anche in concorsi di progettazione e design. Questo è un concorso di idee per la realizzazione di un rifugio temporaneo biodegradabile in provincia di Lecce. Blender mi è servito sia per realizzare queste viste di insieme, per capire come era questo rifugio inserito nel contesto, sia per capire come realizzare effettivamente questo rifugio. Perché la particolarità di questo rifugio è che è un rifugio fatto di scarti dalla potatura dell'ulivo, è un rifugio appeso, non poggia per terra, quindi doveva reggere il suo peso più il peso dei visitatori. Questo è quello che avevamo immaginato durante il progetto, e più o meno abbiamo realizzato la stessa cosa in fase di costruzione. Questo è il progetto. E questo è il rifugio realizzato. Ne abbiamo realizzati due. Questo è un pochino più grande, ha un diametro di 2,20 m più o meno, ci possono dormire dentro due adulti abbastanza comodamente. Questo è quello più piccolo, sono io con l'altra progettista, Fabrizia Parisi. Ed è leggermente più piccolo, ha un diametro di circa 1,80 m, 2 m, può dormirci solo un adulto oppure due ragazzi. Queste lanterne mi hanno ispirato per, non so se ricordate, il vaso con l'ulivo bonsai che abbiamo visto prima. Automotive. Chi conosce questo corso di CG Masters? In pochi. Allora, questo corso insegna a realizzare passo passo, da zero, un'autovettura. L'autovettura in questione è questa Corvette. Io in un momento lavorativo un pochino più tranquillo, anche se mi occupo di architettura, ho deciso, perché no, proviamoci. E per complicarmi la vita ho deciso di fare un altro modello, un'auto, un Alfa Romeo Giulia. Primo passo, ho cominciato a
recuperare le immagini di riferimento. Vi consiglio anche, già che ci siamo, questo software, si chiama PureRef, permette di gestire in maniera un po' più comoda grandi quantità di immagini di riferimento. Software gratuito, ovviamente. Secondo passo, i blueprint, disegni su cui poter ovviamente poi cominciare a modellare l'auto. Non erano di grande qualità, però purtroppo non ho trovato altro sulla Giulia. Base Mesh, particolarità di questo corso, prevede la realizzazione di una Base Mesh, sarebbe una mesh di base, su cui poi, che copre l'intera auto, su cui andremo poi a spalmare, diciamo, quelli che sono i pezzi della carrozzeria, perché con questa tecnica i riflessi sono, passando da un pezzo della carrozzeria all'altro, sono continui, non ci sono sfasature tra un riflesso e l'altro. Fatta la carrozzeria e i vetri, sono passato ai dettagli frontali, quindi fari, griglie, loghi, eccetera. Dettagli sul posteriore. Gruppo, ruota, freno, eccetera, eccetera. Sulla cerchione vorrei fare una piccola parentesi, un trucchetto interessante che ho trovato mentre realizzavo. Il cerchione è composto da due parti separate, il cerchio e le razze. Non sono collegate tra loro come mesh. Mi aspetterei di trovare nei punti di contatto uno spigolo vivo, però gli spigoli sono tutti smussati. Com'è possibile farlo? Semplicemente inserendo nel materiale del cerchione un nodo bevel. Tutto qua. Gli interni abbozzati, perché non prevedevo di fare rendering di interni. Modello completo da cui poi ho ricavato le scene finali. Grazie. Posteriore, queste sono scene di insieme più le scene di dettaglio. Qua si vede bene lo smusso delle parti del cerchione. Anche in questo caso ho provato a importare la scena in Eevee. Ho avuto qualche problema con i modificatori, principalmente Lattice normal Transfer, qualcosa del genere, adesso non ricordo il nome. Per risolverlo ho dovuto prima applicarli nella 279 per poi importare la scena nella 280, poi con qualche piccola modifica ai materiali la scena più o meno funzionava. Il materiale più che altro il vetro, perché il vetro di Cycles non funziona bene su Eevee. Posteriore, e adesso siamo alle Expedition. Qualcuno conosce il progetto Expedition? Tu non conti perché te l'ho fatto vedere qualche giorno fa? Nessuno, perfetto. È un progetto didattico di Google destinato alle scuole e prevede l'utilizzo della realtà virtuale aumentata. Ne parleremo stasera solo della realtà virtuale. Cosa serve per vedere le scene preparate per Google Expedition? Fondamentalmente serve un telefono cellulare abbastanza recente, un cardboard, tipo questo, o un cardboard oppure un visore tipo questo. L'applicazione, che in italiano si chiama Esplorazioni, e nel caso di una scolaresca serve anche un tablet. Adesso cercheremo di vedere con un filmato. Alessandro, forse mi dovrai dare una mano, infatti. Dovremmo proiettare il filmato, se possibile. Sì, dovremmo recuperarlo dalla... Allora, come stavo dicendo prima, per le scolaresche è necessario tablet e lo smartphone da mettere nel cardboard. Entrambi i device devono avere l'applicazione installata. Il
tablet serve per l'insegnante per guidare la visita degli studenti, che avranno a disposizione invece lo smartphone nel cardboard. L'insegnante lancia l'applicazione, sceglie l'argomento che gli interessa, tra tutti quelli disponibili gratuitamente da parte di Google, ne sceglie una per esempio. L'applicazione sul cellulare riconosce la presenza del device in modalità insegnante, si collega. L'insegnante fa partire la visione della scena, può leggere la descrizione e lo studente comincia a guardarsi attorno con il suo visore e vede la scena. A questo punto l'insegnante può far partire i punti di interesse, sono dei punti focali della scena collegati ad altre informazioni, tipo immagini, descrizioni, altri filmati. La freccia aiuta lo studente ad individuare all'interno della scena qual è il punto di interesse, deve guardare più su, una volta individuato parte, in questo caso, l'immagine. Possiamo ritornare? Allora, le scene sono solitamente immagini a 360 gradi scattate in giro per il mondo, però può capitare che l'argomento trattato non possa essere raccontato attraverso queste foto. Pensiamo ad eventi storici del passato, punti inaccessibili, sott'acqua, nello spazio, eccetera. A quel punto interveniamo noi come squadra di 3D artist. La squadra è quella di Vida Systems, una società californiana. Qua servirebbe il video. Stamattina, se non sbaglio, si parlava della difficoltà di coordinare gente sparsa in giro per l'Italia. Immaginate cosa succede con tutta sta gente sparsa per il mondo, con tutti i fusi orari da tenere in considerazione. Siamo principalmente in Europa, però c'è anche altra gente in Australia, America, Nord, Sud, India. Realizziamo scene di vari contenuti: anatomia, architettura, astrofisica, botanica, economia, fisica, eccetera, eccetera. E come potete vedere, dai diversi stili, dal fotorealistico, cartoon, videogame, eccetera, eccetera. Vedremo brevemente come realizziamo una di queste scene. Partiamo da una veramente scena vuota, incominciamo ad impostare Cycles, Filmic come color management, dimensione dell'immagine, renderizziamo immagini a 6K, 50% durante la lavorazione per una questione di comodità, perché facciamo parecchi render di prova, fare render di prova a 6K porterebbe via troppo tempo. Stereo 3D vuol dire che realizziamo due immagini, due render, uno per l'occhio destro, uno per l'occhio sinistro. Top bottom vuol dire che in fase di salvataggio l'immagine è salvata in questa maniera: occhio, se non ricordo male, occhio sinistro sopra, occhio destro sotto. L'immagine è 6K per 6K. Denoising, molto utile per ottenere immagini noise free 6K in tempi ragionevoli. Settaggi della telecamera: panoramic, equirectangular, 0,65 la distanza interoculare, cioè tra un occhio e l'altro, solitamente 0,65, però possiamo anche cambiarne il valore a seconda delle esigenze. Spherical stereo, pole merge e depth of field se necessario. Cominciamo a costruire la scena, partiamo solitamente o da schizzi molto grezzi, oppure nella scena che vedremo adesso si parte da una descrizione sommaria con qualche immagine di riferimento. In questo caso si trattava di costruire una sala di registrazione. Come si può vedere già da questa prima base, quando realizziamo una immagine a 360 gradi è necessario costruire tutta la scena, cioè ciò che sta davanti alla telecamera, a destra, a sinistra, destra, sinistra e dietro. È ancora più evidente da questa scena di esterni. La telecamera, non so se riuscite a vederlo, è questo puntino rosso qui al centro. Qui ci sono degli animali semi nascosti e si trovano qua vicino. Ovviamente devo ricostruire tutta la scena.
già potete capire che il livello di triangoli che si può raggiungere può essere molto, ma molto elevato. In questo caso siamo intorno ai 30, se non ricordo male. 30 milioni, ovviamente. Maggiore differenza rispetto a una scena, tra virgolette, tradizionale, questo l'abbiamo vista prima, il trullo, posso costruire solo ciò che sta nel rettangolo della telecamera, il resto lo posso lasciare sia per problemi, per risparmiare tempo, sia per caricare meno il nostro computer durante la fase di calcolo del rendering. Ciò che è fuori dal punto di vista, in questo caso mi servivano degli alberi per tracciare delle ombre qua davanti, possiamo realizzarlo con dei semplici pannelli, con una texture. Torniamo alla nostra scena. Una volta realizzato l'ambiente, lo andiamo a popolare di assets, di oggetti. Questa è la scena vista da un punto più o meno simile a quello della camera. Materiali e luci, già cominciamo a vedere come quel che sarà il risultato finale con una camera in formato equirettangolare. Un pochino di post-produzione, in questo caso serviva per mettere in evidenza quelli che erano i punti di interesse. Verifiche finali che possiamo fare sia in Blender, i punti di interesse per esempio sono i due altoparlanti più altre cose che non si vedono in questo screenshot. La verifica possiamo farla sia con Blender, l'immagine può essere importata come se fosse una normale HDRI, anche se ha la qualità inferiore perché si tratta solo di un JPEG, però per una semplice verifica è più che sufficiente. Oppure con un visore, questa è la strumentazione che uso di solito io, più questa applicazione, che è molto leggera, rapida e veloce nella visualizzazione, nel caricamento di queste immagini qui rettangolari. L'immagine è finita e poi questa. Adesso vediamo altre immagini che ho realizzato o da solo o con l'aiuto degli altri artisti del team. Questa è la scena di prima, Animal Camouflage, come gli animali si mimetizzano nella natura. Physics of Light, macchine volanti, altri esempi di macchine volanti. Dove i magneti vengono utilizzati nella nostra vita, qua siamo nascendo in ospedale con una TAC. Applicazioni di idraulica, esempi di strumenti che utilizzano principi idraulici, dalla gru al crick alla pala meccanica. China Economic Silk Road. Qual il problema principale di questa scena era mettere vicino degli edifici che sono geograficamente molto distanti tra loro. Mi è venuta in mente una scena alla Italia miniatura. Principi di ottica. Altri esempi di ottica, si vede, sì. L'utilizzo degli specchi. Dispersione, siamo sempre in ottica. Qua giusto un piccolo accenno, ogni tanto ci divertiamo a lasciare dei piccoli scherzi in giro per le immagini. Allo scheletro abbiamo disegnato gli occhiali. E forme di energia, l'energia del vento, quello che è molto distorto in realtà è una semplice pala eolica vista all'interno del visore. Guardando in alto dà l'impressione della sua grandezza invece. Ok, finito. Ho saltato qualcosa, però grazie per la vostra attenzione. Di che si tratta? L'ultima? Niente, c'erano solo i miei riferimenti. E glielo vuoi dire a voce? No, volevo solo dire, se qualcuno vuole vedere qualche scena con un visore, magari dopo gli interventi degli altri, così non rubiamo al loro tempo, può raggiungermi dietro e gliele faccio vedere.
Invece per vedere i tuoi lavori, dove ti raggiungono? Su Blender Italia, cercatemi come Pix, oppure cioè, Twitter, Dikito underscore arc, se non ricordo male, e basta. Il mio sito www.dikitoarchitetto.it. Grazie. Ottimo lavoro. Grazie.